minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo giardino, per leggervi un passaggio di una lettera significativa, interessante, che Padre Pio scrive ad una sua figlia spirituale, Assunta di Tommaso. Come tutte le lettere che scrive ai figli spirituali, ecco, questa potrebbe essere anche per noi un incentivo in più per ascoltare quelle che sono le raccomandazioni che oggi forse Padre Pio vuole fare a te che stai ascoltando. Padre Pio le scrive: non pensare, te ne prego, mia carissima figliuola, che per mancanza di memoria o di affetto abbia ritardato a pensarti e a scriverti. In verità, il buon desiderio che ho veduto nella tua anima è di voler servire fedelmente Dio. Mi ha fatto nascere questo desiderio superlativamente grande di aiutarti con tutte le mie forze, lasciando da parte il dovere che mi assiste e l'inclinazione che ho sempre avuto per il tuo spirituale perfezionamento a causa della buona opinione che io ho di te. Orsù, mia dilettissima figliuola, bisogna attentamente coltivare questo cuore ben formato e niente risparmiare di ciò che può essere utile alla di lui felicità, e sebbene in ogni stagione, cioè in ogni età, ciò può e deve farsi questa però nella quale tu sei è quella più adatta. Che è una grande grazia, mia brava figliuola, l'incominciare a servire questo buon Dio mentre che la floridezza della età ci rende suscettibili di qualunque impressione. Oh, che bel dono gradito, con cui si offrono i fiori con i primi frutti dell'albero. E quale cosa potrà ormai trattenerti dal fare una totale offerta di tutta te stessa al buon Dio, col deciderti una buona volta per sempre a dare un calcio al mondo, al demonio, alla carne? Ciò che con tanta risolutezza fecero per noi i padrini che ci tennero al battesimo? Forse che il Signore non merita da te questo altro sacrificio? Rimettiamone la discussione a miglior tempo. Tu intanto vivi allegra in Dio.